Casabella 934. Ciao a tutti amici e amiche, bentornati in questo nuovo video. Oggi sfoglieremo insieme il numero 934 della rivista Casabella e scopriremo i progetti di architettura e le storie che raccoglie. Preparatevi ad un viaggio che ci porterà nel cuore del Messico, un paese lontanissimo da cui però abbiamo molto da imparare e presto capiremo il perché. Rientrando poi da questo breve viaggio sudamericano, sempre in questo numero di Casabella scopriremo alcune architetture progettate da grandi maestri dell'architettura che molto probabilmente conoscerete. Come sempre, ho già dato un'occhiata un po' alla rivista e posso anticiparvi che è uno dei numeri più interessanti che ho visto quest'anno. Guardando la copertina, la prima domanda che mi sono fatto è: perché il Messico? O meglio, cosa sta accadendo in Messico tale da attirare la nostra attenzione e occupare l'intera copertina di questo numero di Casabella? La risposta in realtà è abbastanza semplice. Ho infatti scoperto che nel 2019 il governo progressista messicano, guidato da Andrés Manuel López Obrador, avrà un programma di opere pubbliche che si chiama PMU, cioè Programma di Miglioramento Urbano. Questo piano prevede grossi investimenti nelle opere pubbliche, spesso nei piccoli centri urbani al di sopra dei 50.000 abitanti, estesi su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è favorire la pace e la coesione sociale nella popolazione, soprattutto nelle fasce più vulnerabili. Gli interventi quindi si concentrano soprattutto nelle zone di degrado urbano e sociale. Fino a qui le premesse sembrano ottime, ma purtroppo sappiamo molto bene come le belle parole della politica spesso non si traducono in qualcosa di altrettanto valido. Invece in Messico sta accadendo il contrario. A differenza di come si potrebbe immaginare, questo piano in tempi rapidissimi si sta traducendo in un grande numero di opere pubbliche già realizzate e funzionanti. C'è un sito che si chiama Mi Mexico Late, che significa Il mio Messico batte, in cui è documentato quanto è stato fatto finora e ciò che è ancora in corso di realizzazione. Ho fatto un giro su questo sito, forse un po' propagandistico, ma sicuramente ben costruito. Si capisce subito che anche sulla comunicazione sono stati fatti degli sforzi più che apprezzabili. Tra tutti i progetti realizzati, spiccano quelli del collettivo C733, che sono anche quelli che scopriremo nelle prossime pagine. Tutti i loro progetti che vedremo sono come delle variazioni sul tema, cioè interventi ovviamente diversi, ma con dei tratti comuni ben distinguibili. Uno su tutti, la copertura, che è sempre l'elemento più particolare di questi edifici. Breve storia interessante. Collettivo C733 non è un vero studio di architettura perché nasce come associazione temporanea di professionisti. Il gruppo si compone di 5 progettisti titolari di studi diversi che si sono uniti per partecipare ad un concorso indetto al programma di miglioramento urbano. Il concorso è andato bene e quindi hanno proseguito facendone un altro, andato bene pure quello, e poi un altro ancora, e così via fino ad oggi in cui sono impegnati in oltre 35 progetti, alcuni dei quali già realizzati e altri in corso di realizzazione. Il loro nome, poi, cioè Collettivo C733, merita la nostra attenzione. Si sono infatti ispirati a uno scritto di Eladio Dieste, architetto e ingegnere uruguaiano, che parlava di strutture logiche, economiche ed efficienti. Ecco che le iniziali hanno avuto una trasformazione numerica, da cui nasce il nome Collettivo C733. Da queste premesse scopriamo il loro progetto più recente, un molo turistico con parco attrezzato a San Blas, nella zona occidentale del paese. Il progetto interviene sul molo e sui suoi servizi, costruendo un ampio hangar aperto, ispirato alle vecchie barche di legno tipiche della zona. La copertura è il punto più interessante del volume costruito ed è il risultato di una perfetta unione tra una struttura metallica leggera e una pelle esterna in legno di eucalipto. Accanto al padiglione troviamo un parco di 14.000 metri quadrati, in cui si alternano aiuole, giochi d'acqua e percorsi pavimentati, seguendo un bellissimo disegno lineare a fasce parallele. Del progetto mi ha colpito da subito l'accostamento di materiali, ma soprattutto la resa cromatica. Tutti gli elementi sono in una palette di colori che va dall'ocra al rossastro, colori eleganti e adeguati, che peraltro si confondono benissimo con il paesaggio circostante. Il prossimo progetto di Collettivo C733 è un mercato comunale a Tapaciula. Questo mercato ospita circa 200 spazi di vendita, organizzati in lunghi corridoi lineari con accessi dalle parti laterali. Lo spazio è sovrastato da una copertura a falde fortemente inclinate, costruita con una struttura in ferro e chiusa da pannelli di bambù. La copertura sembra prendere il volo su dei piccoli volumi costruiti in mattoni e cemento prefabbricato, una spazialità e una luce davvero ottime. Ottime come la Casa de Musica di Nakayuka, che è anche il prossimo progetto raccolto dalla rivista. Si tratta di un complesso affacciato su un fiume nato a partire da un edificio preesistente, le cui fondazioni sono state recuperate. La scuola è composta da due edifici separati da un corridoio a cielo aperto che distribuisce gli spazi. Uno dei due volumi ha una falda inclinata, mentre l'altro accoglie uno spazio coperto da un tetto a due falde asimmetriche.
Queste coperture ancora una volta sono sostenute da setti e mattoni e si alternano a grandi superfici vetrate che contornano l'ingresso della luce naturale. Sia la forma delle coperture che la posizione delle finestre favoriscono la ventilazione naturale. Il prossimo progetto, sempre ad opera di Collettivo C733, è un centro civico e culturale sorto nell'area di un'ex stazione ferroviaria. Stazione ferroviaria costruita all'inizio del Novecento e distrutta dall'uragano Stan nell'ottobre del 2005. Uragano che ha causato enormi danni e che ha reso la zona povera e degradata, una sorta di discarica a cielo aperto. Il progetto punta a salvare il carattere di luogo urbano, di connessione e incontro, in cui lo sport possa essere un elemento di aggregazione e di coesione sociale. Anche in questo caso la copertura segna la presenza dell'intervento e diventa l'elemento architettonico di maggior interesse. La struttura metallica è composta da elementi tesi molto sottili e alterna porzioni aperte ad altre chiuse, favorendo la flessibilità degli spazi sottostanti. Davvero ben riuscita l'integrazione degli elementi vegetali con la costruzione, soprattutto la presenza del verde a fianco e addirittura dentro ai corpi laterali su cui poggia la copertura a doppia falda. Penultimo progetto del Collettivo è un altro centro polisportivo, stavolta dalle dimensioni maggiori perché è dedicato a diversi sport, tra cui calcio, basket e baseball. Le tribune in acciaio sono coperte da un sistema a frangisole in laterizio, scelta particolare ma direi ben riuscita. L'aspetto più interessante riguarda però la tempistica. Tutto quello che vedete, che supera i 5.000 metri quadrati di costruito, dal progetto alla realizzazione finale ha impiegato meno di 2 anni per concretizzarsi. Davvero notevole. L'ultimo progetto di Collettivo C733 che scopriamo è anche il primo in ordine di tempo che hanno realizzato. C'è un mercato comunale a Matamoros. Il mercato è una grande struttura in mattoni facciavista che sorge su un patio centrale. I bassi muri del perimetro esterno sostengono un sistema di copertura modulare molto particolare, composto da 16 strutture metalliche prefabbricate di forma trapezoidale. Ognuna di queste ha una leggibilità autonoma, cioè è riconoscibile come pezzo singolo pur facendo parte di un sistema unitario di copertura che si apre nel patio centrale, uno spazio aperto di grande respiro circondato da portici. Questo era l'ultimo dei 6 progetti messicani del Collettivo, ma non esaurisce gli interessanti esempi di architettura messicana raccolti dalla rivista. In queste pagine, infatti, un articolo di Francesca Serra Zanetti racconta il piano di Xoyutla, città fortemente colpita dal sisma, che nel settembre del 2017 ha messo in ginocchio diverse zone del paese. Oltre alle case, è stato ricostruito un intero sistema di infrastrutture e spazi pubblici, che prende vita a partire da dei giardini pubblici disegnati dallo studio MMX. Nelle pagine che seguono ci vengono presentati 2 interventi nati nell'ambito di questa ricostruzione post-terremoto. Si tratta di giardini pubblici di un santuario, 2 spazi architettonici semplici, costruiti con materiali locali, ma che mettono in luce, come ci ricorda l'articolo, che l'architettura, più di 4 anni dopo il terremoto, torna a essere strumento e occasione per la ricostruzione di un'identità collettiva. Il nostro breve viaggio in Messico termina con questa bella considerazione, ma questo numero di Casabella ci riserva altri progetti assolutamente da vedere. Primo di questi è ad opera di Grafton Architects, che sono certo conoscerete per la sede dell'Università Bocconi di Milano. Qui, invece, siamo a Dublino, e il loro lavoro è svolto a fianco dello studio Omanoi Pike Architects, con cui hanno vinto un concorso di progettazione bandito dalla società irlandese che gestisce la fornitura elettrica per la loro nuova sede cittadina. Il complesso è formato da un volume principale più basso, che tiene l'allineamento con la strada, su cui si innestano altri 4 volumi di maggiore altezza. Le facciate hanno un ritmo di aperture molto regolare, interrotto solo dai 2 sistemi di ingresso pedonale che si dilatano in altezza e da cui si accede alle corti interne. Più di ogni altro aspetto che potremmo dire di questo progetto, probabilmente emerge il suo efficace, direi anche ottimo, inserimento in un tessuto consolidato. Un tema delicato da trattare che riguarda tantissime città europee e anche molte città italiane. Dall'Irlanda ci spostiamo in Belgio, dove troviamo un edificio progettato da un grande maestro, Edoardo Soto de Moura. Qui il grande architetto portoghese ha collaborato con lo studio belga Meta per realizzare un centro convegni e conferenze nella città di Bruges, capitale delle Fiandre occidentali. L'edificio si trova nel centro storico medievale ed è probabilmente per questo che i suoi muri esterni sono in laterizio color rosso bruno. L'ingresso pedonale è segnalato da una tettoia che si estende per tutto il fronte dell'edificio. Questo elemento fortemente orizzontale è bilanciato dalla verticalità degli imponenti pilastri e mattoni che fungono anche da protezione solare. Internamente ci sono 2 parti distinte, l'edificio per i congressi e una sala espositiva polifunzionale. Queste 2 funzioni corrispondono a 2 volumi indipendenti raccordati da uno spazio centrale. Tutto il piano terra invece è completamente vetrato e questa scelta architettonica che Soto de Moura aveva già utilizzato in progetti come quello del padiglione multifunzionale di Viana do Castello è fondamentale per integrare l'edificio nel contesto.
La trasparenza visiva che ne risulta invita all'ingresso e rende il volume superiore quasi sospeso. Ed eccoci ora all'ultimo progetto di questo Lumoro di Casabella. Preparatevi perché questo edificio è davvero speciale. Si tratta della scuola per ipovedenti progettata dal giovanissimo architetto indiano Anand Sonecha. La scuola si trova nei pressi di Ahmedabad, in India. Il progetto è davvero unico e lo è a partire dal processo che lo ha generato. Processo che ha avuto la partecipazione attiva e diretta degli utenti che hanno potuto conoscere le scelte progettuali attraverso il supporto di modelli fisici stampati in 3D. L'edificio quindi è plasmato sulle esigenze di chi lo abita e si sviluppa attorno a una corte chiusa. Questo è uno spazio protetto e sicuro, in cui ogni angolo presenta una geometria differente, in modo da caratterizzare le diverse parti e facilitare l'orientamento. Ogni scelta progettuale, da cui derivano i caratteri principali del progetto, sono per favorire la riconoscibilità degli spazi e quindi facilitare la mobilità interna dei bambini. È il caso ad esempio delle altezze degli spazi che, variando, creano un riverbero differente a seconda dell'aula, oppure delle aperture calibrate in modo da creare aree di contrasto luminoso, in cui proprio il contrasto luce-ombra aiuta l'orientamento. Particolare attenzione poi è stata posta all'uso dei materiali attraverso l'impiego di texture diverse. Le pareti ad esempio diventano degli elementi tattili grazie all'uso di intonaci con 5 granulometrie differenti. Il progetto è straordinariamente qualitativo. Pensato per persone ipovedenti, produce però un'architettura apprezzabile con tutti e 5 i sensi che il nostro corpo ci mette a disposizione. E questa era l'ultima splendida architettura raccolta in questo bel numero di Casabella. A questo punto ci sarebbero moltissime considerazioni da fare, a partire dai progetti messicani che abbiamo visto, per poi commentare quelli europei fino a quest'ultimo piccolo capolavoro. Tra tutti, l'aspetto che forse merita di essere sottolineato è che nella maggior parte dei progetti che abbiamo visto oggi si è riusciti a fare tanto con poco. Tanto contenuto architettonico, tanta qualità, tanta bellezza, a partire da poche risorse, da poco spazio, da poche possibilità, almeno in apparenza. Oggi invece, più ancora che in altre occasioni, abbiamo visto che fare tanto con poco si può. Si può fare, ovviamente se si è in grado di utilizzare con maestria gli elementi e le risorse a propria disposizione, se non si sprecano occasioni progettuali e se si è in grado di mettere in campo delle buone idee. Delle idee forti, come spesso si dice, guidate da esperienza, buon gusto e in molti casi anche da una buona dose di coraggio. Questo è l'insegnamento che mi porto a casa da questo numero di Casabella. Mi è piaciuto, vi dirò. Per oggi è tutto, amici e amiche. Io vi ringrazio di cuore per aver visto il video fin qui. Come sempre, se vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e lasciatemi un commento qui sotto. Li leggo sempre con grande piacere. Sono stato contento di avervi accompagnato in questo breve viaggio e non vedo già l'ora di sfogliare il prossimo numero di Casabella. Per oggi invece è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!